Qual è il posto migliore per parlare di umidità? Un bosco, come potete vedere. Siamo nella foresta di Mercadante, esattamente. Un posto molto umido, ma quando l'umidità ti penetra in casa, diventa un problema. E per risolverla, per risolvere questo problema, abbiamo pensato ad un rimedio. Ad un rimedio che abbiamo acquistato su Amazon. Tutti i link li troverete in basso. Forse il migliore finora acquistato. È un potente deumidificatore che ci sta letteralmente asciugando casa, un ottimo prodotto ad un prezzo eccezionale. Quindi seguite questo video per questa bellissima recensione. È appena arrivato Shinko, promette 30 litri al giorno di assorbimento di umidità, ovviamente. È un deumidificatore acquistato su Amazon, lo andremo subito a testare, e anche smart. Come vedete l'ho messo in questa posizione perché ho un problema bello grosso di umidità, ma adesso lo andiamo ad affrontare. Per collegarlo alla rete bisogna tenere premuto questo tasto umidità. Per 3 secondi si accende la spia e bisogna scaricare l'app di Smart Life, che io utilizzo per tante altre cose. È stato davvero semplicissimo programmarlo, l'ho impostato per circa 5 ore al giorno. Come vedete è acceso da 10 minuti, l'umidità era al 74-75%, siamo passati al 70%. Devo dire che tira fuori una bella arietta calda e riscalderebbe anche la camera. Il rumore non è dei migliori, però devo dire, se lo mettiamo al minimo, se mettiamo la ventola al minimo, non si sente un granché. Quindi andiamo a vedere, facciamo lavorare un po' e vediamo quanta acqua tira. Vedete, è scesa già al 69. Abbiamo avuto più o meno un'ora di servizio, siamo scesi al 66, l'aria continua ad essere calda. Andiamo ad aprire e vediamo. E questa è tutta l'acqua che ha tirato in un'ora di lavoro. Guardate, saranno almeno 600-700 ml di acqua, considerando che questa è 5 litri la tanica. Sono passati 5 giorni. Qui ci dà full. L'abbiamo acceso un paio d'ore al giorno, durante le ore solari, perché ho i pannelli solari. Abbiamo dato una pulita ai muri e, come vedete, la situazione umidità è migliorata di netto, non c'è più umidità. Adesso vi parlo di altre caratteristiche. Ha la funzione deumidificatore, la funzione arriva dal 30% di umidità fino al 90%, quindi potete impostare voi se avete bisogno di più umidità, ad esempio 600 watt di potenza massima. Serbatoio da 5 litri, che in questo caso è strapieno. Adesso lo andremo a svuotare, recupereremo l'acqua perché noi non sprechiamo niente. È abbastanza silenzioso, soprattutto se lavora in modalità low. Ha la possibilità di avere il programma per asciugare i panni, quindi vi farà anche da asciugatrice. Insomma, è l'ideale. Io sono super soddisfatto. È chiaro, sono passati appena 5 giorni, però vi garantisco che finora è il deumidificatore che ci ha soddisfatto di più. Ovviamente l'acqua la recuperiamo. Ecco qua. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarci un like. Vi ricordo che tutti i link li troverete in descrizione. E ci vediamo alla prossima puntata di Rimedi Divini. Ciao!